Svolgiamo due esercizi sulla scala musicale. Sono in qualche modo uno il rovescio dell'altro, vediamo. Nel primo esercizio viene data la nota della scala musicale, in particolare qua per esempio il Mi 3, che è questa nota qua, questo Mi, infatti è il Mi della terza ottava, invece questo La è il La 4 della quarta ottava. Quindi questo Mi si vuole conoscere e calcolare la sua frequenza. Qual è la frequenza di questo Mi? Per trovare questa frequenza bisogna partire dalla frequenza della 4, che è 440 Hz, e dividere per K tante volte quanti sono i semitoni che separano il La 4 dal Mi 3. Dividere perché il Mi 3 si trova sotto alla sinistra, quindi dobbiamo dividere per andare indietro nella scala musicale. I semitoni sono 12 fino al La dell'ottava inferiore, 13, 14, 15, 16, 17, sono quindi 17 semitoni. Quindi dobbiamo dividere per radice dodicesima di 2 alla diciassettesima. Io procedo in questo modo. Prima memorizzo il valore di K, radice dodicesima di 2. In questo modo, 2 elevato y alla x, poi apro la parentesi e scrivo 1 diviso 12, chiusa parentesi, uguale 1,059, lo metto in memoria con il tasto MS, Memory Storage. Ora eseguo questo calcolo, 440 diviso radice dodicesima di 2, lo richiama la memoria, MR, Memory Recall, 1,059, elevato y alla x, 17, uguale. E viene appunto il risultato 164,8 Hz, che se andiamo a controllare è il risultato corretto, 164,8 Hz. Il secondo esercizio invece è il rovescio del primo, perché viene data la frequenza ma bisogna scoprire che nota è. Questo tipo di esercizio è leggermente più complicato. L'incognita sono i semitoni, cioè questa frequenza, quanti semitoni è sopra o sotto alla frequenza di riferimento, che sono i 440 Hz della 4? Beh, innanzitutto capiamo subito che bisogna andare a sinistra nella scala musicale, perché 247 è minore di 440. Quindi io partirei direttamente da qua, cioè prenderei la frequenza di riferimento 440 Hz e la dividerei per K elevato a N, e N è l'incognita, perché io non so quanti semitoni mi devo spostare. Questa incognita è un numero positivo. Se io invece voglio utilizzare la formula K alla N per F0, otterrò un esponente, un numero negativo, perché in realtà devo andare a sinistra nella scala musicale, quindi devo dividere, quindi qui un N negativo vuol dire che in realtà è un K elevato a meno N, cioè è diviso K alla N. Comunque, svolgiamo i calcoli. La frequenza è 247 Hz uguale K alla N per 440 Hz, l'incognita sta all'esponente. È per questo che è un po' più complesso questo esercizio, perché l'incognita, per trovarla, dovrei fare il logaritmo in base K, cioè in base radice dodicesima di 2. Infatti l'incognita è l'esponente, quindi l'incognita è il logaritmo in base K di questo rapporto. Ma ovviamente non sappiamo fare il logaritmo in questa base strana. La sappiamo fare il logaritmo soltanto in base E e in base 10. Perciò dobbiamo usare la formula del cambiamento di base dei logaritmi. Ma è più semplice procedere in un altro modo. Torniamo a questa equazione K alla N uguale 247 440esimi e applichiamo a entrambi i membri il logaritmo naturale oppure il logaritmo decimale, sarebbe la stessa cosa. Facciamolo con il logaritmo naturale. L'esponente sappiamo che per le proprietà dei logaritmi passa qua davanti, N logaritmo di K uguale al logaritmo di questo rapporto. Troviamo quindi n, n non è più all'esponente, grazie al trucchetto di aver fatto il logaritmo di tutti e due i membri, l'incognita dall'esponente è scesa e quindi adesso si può ricavare facilmente facendo il logaritmo di questo rapporto diviso il logaritmo di k. Lo facciamo con la calcolatrice, possiamo utilizzare sia il logaritmo naturale che il logaritmo decimale, la stessa cosa. Facciamolo per esempio con il logaritmo decimale, quindi 247 diviso 440 uguale
Questo è il rapporto, devo fare il logaritmo decimale, Ora devo fare diviso il logaritmo di k, quindi diviso, k lo richiama la memoria, memory recall, logaritmo, logaritmo di k, e infine faccio uguale e trovo praticamente meno 10. N uguale meno 10, valore negativo come mi aspettavo, perché vuol dire che devo andare a sinistra, infatti devo scendere di frequenza da 440 a 247. 10 semitoni, n uguale meno 10, 10 semitoni a sinistra, vediamo che nota è il C3. Infatti parto da qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi la nota richiesta, la nota cercata è il Si dell'ottava inferiore. E infatti la sua frequenza è 247 Hz, come era stato dato dal problema. Io avrei utilizzato direttamente quest'altra formula già con la divisione, quindi K alla N uguale a questo rapporto, e di nuovo N lo porto davanti dopo aver fatto i logaritmi. Quindi faccio il logaritmo a sinistra e a destra, n scende, l'esponente scende qua davanti, e trovo n uguale lo stesso calcolo che abbiamo appena fatto. Il logaritmo del rapporto diviso il logaritmo di k, e stavolta viene n uguale più 10, perché il rapporto è invertito rispetto a prima. N uguale più 10 perché vuol dire che sto dividendo per 10 semitoni, quindi vado a sinistra.